di crisi, di turismo, di commercio, perché è stato presentato il rapporto 2021 di Fipeconfcommercio. Per 6 imprese su 10 il ritorno di fatturati pre-Covid non arriva prima del prossimo anno, del 2023. Tra l'altro è emergenza occupazionale con 194.000 professionisti di bar e ristoranti che sono stati perduti nel periodo della pandemia. Costi della materia prima ed energia paralizzano bar e ristoranti. L'87% degli imprenditori del settore ha registrato infatti un aumento della bolletta energetica fino al 50% e del 25% per i prodotti alimentari. Impennata che immancabilmente va ad incidere sulle previsioni di crescita. Il 62% delle imprese ritiene infatti verosimile un ritorno ai livelli pre-crisi nel 2023. Quello che doveva essere l'anno della ripartenza, il 2021 ha mantenuto la promessa solo per il 16% delle imprese. Insomma, la ripresa sembra ancora lontana, anche se le attese lasciano ben sperare. Il 57,5% dei pubblici esercizi prevede un aumento dei ricavi rispetto al 2021, ma non manca chi si attende un calo del fatturato o arriva a temere il rischio chiusura. Queste previsioni ovviamente sono state fatte prima della guerra in Ucraina. A illustrare lo stato di salute del comparto è l'ufficio studi di Fipeconfcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, che per il secondo anno consecutivo conferma la forte frenata della nascita di nuove imprese a fronte di un'impennata delle cessazioni di attività. Tra il 2020 e il 2021 poi le imprese che hanno chiuso i battenti sono oltre 45.000. Nel 2021 i consumi si sono ulteriormente ridotti di 24 miliardi di euro rispetto al 2019. Stefania Trapani, Sky TG24. Appuntamenti per la nazionale di